Ciao a tutti da Mustafa. Oggi useremo il Master Touch per cucinare i nostri hamburger. Ricetta che ho fatto interamente al barbecue, quindi andremo a vedere nel dettaglio le varie fasi per completare il nostro hamburger. Partiamo subito facendo le cipolle caramellate. Cipolle che una volta sbucciate andremo a tagliare prima a metà. E poi andiamo a formare dei mezzi anelli. Userò un setup centrale per questa ricetta, in quanto si abbina molto bene per le cotture indirette e anche per le dirette. Così potremo riscaldare il pane in indiretta, mentre allo stesso tempo stiamo anche cucinando gli hamburger. Setup che ci è servito per cucinare le patate nella scorsa ricetta e che torneremo a fare come contorno per questo hamburger. Per fare le cipolle caramellate avrete bisogno di una decina di cipolle, un bicchiere di vino rosso, 3 cucchiai di zucchero di canna, sale, pepe e aceto balsamico. Nella prima fase andate a mischiare spesso le cipolle in maniera che non si attacchino nel fondo. Al posto del classico sale e pepe, io ho deciso di usare una Hardcore Carnivore Black. Come potete vedere, la cipolla è stata sciolta a dovere e quindi a questo punto potete procedere col sfumare con il vino rosso e subito dopo con almeno 2-3 cucchiai di aceto balsamico assieme al zucchero di canna. Io ho preferito lasciare le cipolle da una consistenza al dente. Ok, siamo pronti per ripartire con la padella pulita e andiamo a versare il nostro guanciale all'interno della padella. Andremo a friggere e mischiare spesso il nostro guanciale fino a renderlo bello croccante. Ma la vogliamo fare una cosa bella e sconcia? Mettiamo i succhi che ha sudato il guanciale per oliare le nostre patate? Sì, Per chi non l'avesse ancora fatto, può andare a vedere la ricetta completa delle patate nel web del Master Touch 57 che ho pubblicato poc'anzi. Per l'appunto ho usato le stesse spezie di quella ricetta. Hardcore Carnivore Amplify, Rub Meat di Angus & Doyne e infine la Red di Hardcore Carnivore. Come vedete, anche per questa ricetta io non ho usato sonde alla griglia, quindi solo quelle al tappo. Anche questa volta avremo bisogno di 220 gradi al tappo per cucinare le patate. Per fare 4 hamburger io mi sono procurato poco più di mezzo chilo di macinato, nel mio caso piemontese. Il rapporto ottimale di carne magra e grasso è di 70% e 30%. Come vedete io ho fatto un filone per andare a dividere i pezzi in 4 in maniera molto semplice e facile. Facendo così otterremo dei pezzi di simile peso e dimensioni. Molto importante oliare lo stampino, così da poter far uscire l'hamburger una volta formato. Date la forma di una polpetta alla carne prima di andare a formare, la riuscita sarà migliore. Io ho ripetuto questa operazione 2 volte per avere una finalità migliore. Ok, è venuto il momento di intagliare i nostri bun. Bun che questa volta io ho semplicemente comprato, ma sto già pensando che la prossima volta potremo fare i miei bun neri al nero di seppia e pubblicare la ricetta. Che non vogliamo usare i succhi del guanciale avanzato per andare a immergere i nostri panini? Darà ai vostri hamburger sapore e uno strato di croccantezza.
è giunta l'ora di tostare i nostri bun nella padella di ghisa. Una volta finito e terminato di tostare i vostri bun, questo è il risultato che dovete ottenere. Ma nel frattempo, a quanto pare, le patate sono pronte. È giunta finalmente l'ora di procedere con i nostri hamburger. Quindi andiamo a dare un piccolo strato di olio Evo. E siccome non ho voluto impastare i nostri hamburger, il nostro mix di macinato, con delle spezie, andrò semplicemente a rabarle esternamente sui lati con la mia rub preferita. Procediamo con la cottura dei nostri burger. Una volta fatta la maillard da un lato, girando possiamo andare a mettere subito il cheddar sopra. Infine, chiudendo il tappo del Master Touch aiuterà sia a sciogliere il cheddar che a finire la cottura. Possiamo finalmente andare a comporre il nostro panino. Non vi racconterò questa composizione perché tanto ormai gli ingredienti li conoscete già, le immagini parlano da sé. Ma quello che vi chiedo io è di seguire il nostro canale YouTube HB Point. E perché no mettere un like a questo video se ti è piaciuto? E come dico sempre io, se vuoi essere dei nostri, iscriviti al nostro gruppo Barbecue Caudium su Facebook.